mondo è sempre più affamato di energia. Bisogna pensare al domani, trovare nuove fonti. Siamo qui nel centro ricerche Casaccia dell'Enea e alle porte di Roma e in particolare qui siamo nella sezione Grande Progetto Idrogeno, che nasce storicamente come una costola del settore energie alternative. Grande progetto, non è poi così grande, siamo una trentina o 35 persone, però ricercatori, siamo intorno ai 20 ricercatori, però su tutti i settori di attività. La cella a combustibile è un dispositivo in grado di produrre energia elettrica, possiamo pensare molto simile a una batteria. La differenza è che la cella a combustibile viene continuamente alimentata dal combustibile, quindi a differenza della batteria non si esaurisce. La cella sostanzialmente viene alimentata con un combustibile che è l'idrogeno e con l'aria come comburente, e l'output è energia elettrica. Di partenza e vedere se è completamente solubile in un solvente oppure se lascia corpo di fondo, il che significa che non è puro. Fondamentalmente la nostra attività principale qui è lo sviluppo di batterie al litio. Sono le batterie, diciamo la nuova generazione di batterie che vengono comunemente adesso montate sui telefoni cellulari e sui computer. Tu hai fatto un'attività di ricerca per tanti anni negli Stati Uniti, no? Sì, sono stato per 6 anni all'Università del Minnesota, dove facevo in pratica lo stesso tipo di ricerca anche. C'è un gap tecnologico importante? Nel nostro caso specifico non siamo tanto indietro rispetto al laboratorio in cui mi trovavo, anzi allo stato attuale siamo avanti rispetto a loro. Però certamente è tutta la struttura al contorno che è ben diversa negli Stati Uniti. Cioè c'è un interesse da parte dell'industria su questo? In Italia? Sì. Per il momento no, c'è un bel interesse dal punto di vista europeo. Perché in Italia invece no? Questo non è chiaro, l'industria chimica italiana non è più tanto forte. Diciamo questo è un paradosso, cioè perché una ricerca fatta in Italia poi favorisce in realtà l'industria non italiana. Sì, il mio stipendio è circa un terzo del mio stipendio americano. Nel frattempo sono anche passati un bel po' di anni, quindi forse anche me. Te lo ricordi l'indiano? Lui cercava un postdoc. A me mi era arrivata la richiesta di questo ragazzo indiano che appunto cercava una posizione di postdoc e gli dissi sì, ce l'ho, e gli mandai tutte le informazioni riguardo allo stipendio che avrebbe ricevuto. E questo qui non mi ha risposto all'email, allora io gli ho mandato un'altra email dicendo guarda che lo stipendio che riceverai tu è esattamente uguale al mio. E questo qui mi ha risposto e mi dispiace tanto per te. È stato, certo, mi ricordi, è stato un po' avvilente per noi. Comunque diciamo che insomma non, lo stipendio è importante, ma non è quella la molla che spinge un ricercatore, indubbiamente. Vi viene riconosciuto fuori dall'Italia questo? Fuori dall'Italia sì, tantissimo. A me, per esempio, adesso mi hanno invitato a 2 congressi che dovrò far giro del mondo, oltretutto perché ce n'è uno un giovedì e venerdì a Melbourne e il lunedì, martedì e mercoledì a Baltimora a maggio, quindi dovrò far giro del mondo per partecipare a tutte e due. La valutazione sul merito in Italia, non, cioè dal punto di vista scientifico, non sembra valere molto, insomma. Cioè, anche qua all'interno dell'ente, ma oltre noi ci sono molti colleghi che se uno va a vedere hanno fior di pubblicazioni e sono persone
sicuramente considerate all'estero. Ci abbiamo un esempio qui, lui ha circa 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, però 40 anni circa, Gianni. 43 anni, dipendente a tempo determinato. Dipendente a tempo determinato Enea, cioè il contratto di scadenza fra poco. Lui insomma, ha pubblicato anche su Nature. Adesso ci accingiamo a visitare una hall tecnologica, un grosso laboratorio in cui sono confinate sempre attività di ricerca sull'idrogeno, sull'accumulo, sulle batterie, sulle celle a combustibile. Di grosse dimensioni, insomma. L'idrogeno non esiste in natura, l'idrogeno si produce o dai combustibili fossili o per elettrolisi dall'acqua, quindi comunque sempre serve un processo, quindi deve competere già con un combustibile, il petrolio, che costa molto ma molto di meno, quindi questo è già un problema di base. Poi c'è il problema dell'accumulo, come avete visto lì si tenta di risolvere il problema dell'accumulo mettendo questi serbatoi di idruri metallici, però sono tecnologie costose e insieme poi alla tecnologia della cella, che è una tecnologia costosa, porta il sistema nel suo complesso ad avere un costo proibitivo. È molto ideologico il modo in cui viene presentata la questione dell'idrogeno. C'è un problema reale che è quello dell'inquinamento, l'effetto serra, quindi certamente l'idea di un mondo basato sull'idrogeno è una possibilità, però ci sono dei problemi pratici. Uno dei punti centrali è che la cella a combustibile sono catalizzatori a base di platino. Il platino è un metallo abbastanza raro. Se noi ipoteticamente potessimo sostituire i motori a combustione con celle a combustibile, il platino esistente sulla Terra non sarebbe sufficiente per costruire queste celle a combustibile, perché immaginiamo un parco macchine come quello esistente, milioni e milioni di veicoli. Questo già la dice lunga sul fatto che spesso la scienza, la tecnologia venga usata un po' come un qualcosa per distrarre dal vero problema. Il vero problema è uno stile di vita del mondo occidentale che è basato sul consumo del petrolio e che non è intenzionato a modificare questo stile di vita. Siete mai stati alle corse di Monza? Anche queste non ci sarebbero senza il petrolio.